Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questo video volevo fare un review delle mie creazioni, anche se qualcuno le ha già viste nei video tutorial eccetera, però ora le ho anche lucidate, sono pronte, volevo farvele vedere. Allora, intanto abbiamo questi due ciondoli qui, questo qui che ho lucidato e questo cuore qui. È bello, bello lucido. Diciamo che con queste ho fatto una doppia passata di lucido e infatti si vede perché luccica di più di questo. Che è un nero, è difficile perché era opaco opaco. Ed ecco qua. Queste due che sono grandi nemmeno mi entrano nella scatola. E le mettiamo qui di lato. Poi apriamo qui. Ecco qua. Allora, ho fatto un remake delle tortine, ecco qua. Allora, ho lasciato due fettine così, semplici, e due fettine ci ho messo sopra dei marshmallow piccolini, che mi sembravano molto carini così, però ho lasciato anche due normali. Ecco qua. Poi il solito sushino, solito marshmallino, queste sono proprio le mie prime creazioni. Ho lucidato questa, solamente la glassa e anche questo dolcetto macaron. Queste pensavo di farle calamite, queste mettiamole qui, poi qui ci sono le mie lecca lecca. Ecco qua, le ho tutte super lucidate, anche questo donuts, anche un'altra lecca lecca, tutte lucidate. Dietro ci ho messo le calamite, queste a sticker, le quali le ho comprate da Tiger al prezzo di un euro. Ho lucidato le patatine, questo piccolo cupcake l'ho fatto diventare una calamitina e anche questo pacchettino di patatine sono diventate una calamita. E ecco qua questi donuts che io adoro veramente, li ho lucidati, la fogliolina con la coccinella. Ok, poi questi qua sono gli orecchini di questo, che questo sarebbe il ciondolo per una collana, e questi sono gli orecchini belli lucidi. Qui sotto c'è la mia tortina, che tempo fa io avevo messo i brillantini sopra e l'avevo lucidata con lo smalto, non sapendo che ci sono ok alcuni smalti che accettano questa cosa, però altri purtroppo no, e il mio aveva dato un effetto appiccicoso. Per risolvere questo adesso io ci ho messo tranquillamente sopra il lucido e non è più appiccicoso per niente, ora è normale, lucido e basta. Ecco qui ci ho messo due calamite perché è veramente pesante e una non reggeva solamente. Ecco qua. Qui, ok, questo è Ombreon, il mio stampino per il riso e il mio stampino per i waffle. Ok, qui ci sono questi biscottini, due orecchini a biscottino. Questi qua li ho lucidati, questo è il ciondolino e questo è l'altro orecchino, ecco qua. Questi li metto qua, meglio. Questi sono due ciondoli a puzzle. Questi li ho fatti oggi e si incastrano anche. Ecco qua. Sopra ci ho messo l'acrilico argentato e ha dato questo effetto qui che è bellissimo.
Ho dato la spennellata solo in un verso, così che si vede tutto uguale, ecco. Altrimenti veniva un po' brutto l'effetto, non mi piaceva. Alla fine, questi orecchini macaron ho deciso di abbellirli con il fiocchettino. Ho finalmente preso questa decisione, li ho lucidati ed ecco qua. Mi piacciono moltissimo, così che possono essere abbinati insieme. Poi c'è la ciambellina. Donuts, che ho lucidato la glassa, ecco qua, il ciondolo tacos con dentro l'hot dog, che mi piace veramente molto, e per fare la maionese ho usato il Fimo Effect giallo, poi questa piccola pokeball fatta dal mio fidanzato. Poi questo barattolino, dato che mi sono rimaste dei marshmallow da queste tortine, pensato di metterne un po', ad esempio fino a qua, e fare un bel ciondolo per una collana. Ecco qua. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!